Dopo le polemiche dei mesi scorsi e proprio alla vigilia dell'ottantesimo anniversario della liberazione di Lucca, la città ha la sua via intitolata al presidente più amato dagli italiani, Sandro Pertini. La strada è quella appena realizzata dal comune alla rotatoria dell'Eurospin sulla via Sarzanese e alla cerimonia di inaugurazione erano presenti tra gli altri il sindaco di Lucca Mario Pardini, il presidente della regione Eugenio Giani ed Andrea Castellini, sindaco di Stella, il comune di nascita di Pertini in Liguria. Per Pardini con l'intitolazione della strada si mette definitivamente la parola fine al clima di contrapposizione che si era creato l'anno scorso. Questa è la fine di un iter che abbiamo ribadito più volte, diciamo oggi è un giorno di festa e non di polemica, quindi un iter che la città si meritava, sono passati troppi anni dalla morte del 1990 e io sono molto contento di aver conosciuto il sindaco Castellini che mi invitò subito nel momento della polemica a toccare con mano, mi disse, in effetti andai a toccare con mano insieme al presidente del consiglio comunale, Enrico Torrini, e rappresentanza quindi anche del consiglio comunale. Siamo molto contenti quindi oggi di essere qui col sindaco che ha portato poi anche rappresentanti della sua amministrazione, fra l'altro per far capire che questo nome unisce, c'è anche il rappresentante dell'opposizione. E quindi niente, speriamo sia di buon auspicio anche per il percorso della nostra città. E anche il sindaco Castellini ha sottolineato l'impegno del comune di Lucca nell'intitolare la strada al presidente partigiano. Dal primo momento in cui ci siamo sentiti, subito dopo l'inizio delle polemiche, ha subito dato piena disponibilità e ha subito dato garanzie perché ciò avvenisse. Quindi si può solamente dire grazie all'amministrazione di Lucca e al sindaco per l'ottenimento di un grande risultato e di aver finalmente annullato tutte le polemiche precedenti. L'Associazione Nazionale Partigiani, dopo la bagarre in consiglio comunale sulla proposta di intitolazione avanzata dal centro-sinistra, aveva promosso un presidio a Palazzo Santini. Adesso però anche l'ANPI esprime la propria soddisfazione. Pertini, partigiano, viene onorato e presidente, ovviamente, viene onorato in maniera adeguata e questo volevamo, avanti così.